Ciao a tutti, sono Isaac e siamo qui di nuovo su Dead Space 2. Piccolo problema, non riesco a vedere i numerini di Dxtory, quindi non posso sapere quando sto registrando e come sto registrando, quindi molto probabilmente sarà una casini durante questo let's play. Ma non importa, perché tanto andiamo avanti. Oh. Sì, cosa facciamo i passaggi alla Tomb Raider? Passiamo da uffici, oh mio Dio, a roba. Cos'è sta roba? Un bagno? Minchia di bagno è. Ma quanti Chantecler ci sono? C'è anche un phon. Ma che cazzo? Ok, va bene. Ah. Oh no! Ho preso uno spavento! Credo che adesso. Perché si è chiusa? Capisco se si è aperta per. Cosa succede? Infatti, due Isaac si chiedono che succede. Deve essere un miracolo. No, appunto, capisco che l'hanno accesa così, quella robetta là, tanto per farmi prendere uno spavento che non ci sono riusciti, ma spegnerla, che cavolo di senso c'ha? Mi sono dimenticato che siamo un ingegnere. Girati, girati. Oh, mercoledì. Non ho armi, quindi non posso fargli niente. Mi scusi, dovrebbe girarsi. Infatti. Ah, sì. Ok, si gira con l'analogico sinistro, stranamente. Ne abbiamo uno dietro, vero? Ne abbiamo uno dietro, vero? Via, 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 via. Complimenti. Ciao. Guarda, che cosa è successo? Stai bene? Perché mi aiuti? Edificio è difettoso, cinese. Ne ho compreso. Non se seguirai il mio itinerario. Non mi piace. Non deve piacerti, però sbrigati prima di restare bloccato. Quale itinerario? Non mi ha inviato niente. Ricca? Ok, perfetto. In mezzo al sangue e le budella, perfetto. Sì, spacca tutto. Ok, questa roba l'ho fatta su Dead Space 3, quindi tecnicamente. Ah, ok, si è fatta solo qui, ok. Sì, abbiamo i superpoteri adesso. Pa! No, 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 wait, wait. Voglio prendere il Ok, allora, dai, ti posso. Ok, va bene, riga attraverso i muri, forse devo fare così. Eccola là. Dammi un'arma! Appeso al muro, oh merda! E... olè! Oddio, la gravity gun! Punzecchio, punzecchio, punzecchio! Punzecchio, vaciù! È volato via. Allora, prendiamone uno per sicurezza. Ok, andiamo. Ok. Devo ricordarmi che cose si risvegliano se non li taglio. A proposito, come mai quello lì è morto? Non gli ha tagliato nessun arto. Vabbè. Vieni con me, amico. Posso prendere questo? Ok, no, allora adesso è il mio. Dove sei? Così qua. Il mio amico. Perfetto. Andiamo. Cosa mi racconti, bastoncino? Ok, perfetto. Grazie mille per la storia. La tramanderò ai miei figli quando te sarai volato via. Ora vola. Oh merda. E ora? Oh merda. Mi sto ficcando in un bel casino, vero? C'è qualcosa qui? Oh mio Dio, questo! Subito! Bello come un armadio in testa non gli ha fatto niente, però una gambetta di un armadio lo ammazza. Vero? Ridammi il coso. Posso riprendere quella robetta là. Vieni qua, amico. Dove sei? Eccoti qua.
Ma è quello là in fondo, no? È quello là in fondo. Via, via da qua, schifo. No, dobbiamo fare la strada lunga. Dobbiamo andare a riprendere l'amico di città laggiù. Ecco. No. 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 Scusi, si tolga questo amico dalla spalla. Vorrei... Ok, miriamo bene. Mi ha fatto sparire. Te sei il mio nuovo amico, Tiaina. Adoro gli illusionisti, cioè è assurdo. Dunque. Oh, guarda, di là. Ah, mi ha regalato anche un medikit. Ti voglio ancora più bene. Cosa hai lasciato lì a proposito? Te sei una brava persona, grazie. Allora. Carichiamoci e vediamo cosa c'è qua. Soldi. Mi raccomando, tenete i soldi negli armadietti. Questo. Altri soldi qua. Olè. Ma come faccio da... Di qua? No. L'uscita più vicina... Ah, di qua. Aha, quindi questa stanza era praticamente inutile. Ok, perfetto. Ho capito, ho capito. Per depredare cadaveri e contenitori? RP. Ah, il calcio. Diamine, bastava dire calciare. Oh, cavolo. Per tirare il pugno, ovviamente, questo. Non posso più tirare pugni. Via. Esplorando il corpo umano. Quante cose che... Chissà perché mi danno il tutorial dell'attacco da mischia proprio accanto a questo tizio che non sembra affatto sospetto. Ah, ma non ha i piedi, quindi non si sveglierà. Però magari qui c'è qualcosa. No. Ti ho sentito. Vieni ad aiutarmi, ti prego. Subito, dove sei? Aiutatemi. Vi scongiuro, qualcuno mi aiuti. Dove sei? Ehi. Sei te? Ehi. Wow, sei identico a me, soltanto che... Dunque, allora... Incisione del tessuto. Ferma, bisturi! Calmati, ora ti tiro fuori da lì. Puoi darmi un laser per tessuti organici. Una lama al plasma. Ehi! Mio Dio! Ehi! Isaac, svegliati! Bravo, Isaac! Ci provo! Bravo, Isaac, la tua lentezza non ha paragoni. Ok, pronti, si riparte! Artyom. Oh, salve. Perché avessi mai visto il film La Cosa? Non so, in inglese è The Thing. Dov'è finito il tizio? Vaporizzato. È stato vaporizzato, diamine. Perché avessi visto il film The Thing? I necromorfi assomigliano veramente alle cose. Vale. Assomigliano veramente alle cose di quel film. Assurdo. C'ha delle trasformazioni assurde quel film. Peggio di necromorfi. Dunque. Oh, che dico. Comunque non l'ho detto, ma un po' mi è dispiaciuto per il tizio quello lì all'inizio. Perché diamine, aveva la voce di Vegeta, se non sbaglio. Cavolo, Vegeta deve sempre morire. No, aspetta. Su Dead Space 3. Su Dead Space 3 moriva Vegeta, mi pare di sì. Era quello che impazziva. Ma. Ok, salve. Isaac, sono Dyna. Li dovrai smembrare per fermarli. Lo so, ho fatto molta pratica. Tu cerca di rimanere intero. Grazie. Non so come mai dovrei ringraziarla, ma va bene, ok. Cioè, mi ha dato un consiglio veramente poco ovvio. Salve. Dunque, vediamo. Salvataggio. Quanto siamo? Siamo a... devo vedere quanto abbiamo... Grandissimo per non farmi vedere i dati di salvataggio. Siamo a 24, quindi sono 10 minuti circa. Facciamone altre 5. Ah, comunque non ve l'ho detto. Dovevo dirlo all'inizio del let's play, diamine. Ho intenzione di fare 5 parti di fila, o 10, tipo 10 episodi di fila. Perché da tipo 10 agosto fino a fine agosto non ho a disposizione la connessione per caricare video. Quindi ne preparo almeno 10 video, più due video credo, quelli più elaborati, non un semplice let's play, e li caricherò tutti insieme, così almeno li pubblicherò uno al giorno, diciamo, uno ogni 2 giorni, tipo.
così vivremo tutti felici e contenti. Allora, qui abbiamo la Bibbia. Cos'è sta roba? Così dei giocattolini, ma che cavolo? Per quale motivo? Non vedo bambini in giro. Non ci sono aerei, aeroplanini, trenini. Dove sono i bambini? Orse. Ok, va bene. Prendiamo questo, potremmo riportarlo al suo proprietario se lo troviamo. Oh mio Dio! Oh cavolo. Capisco l'acqua, ma finché mi butti il volume a 1000 su queste cose. Adesso ho perso anche l'orsacchiotto. Dov'è? Eccolo qua. Prendilo. No, orsacchiotto. Oh, mercoledì. Aia. Olè. Olè, olè. Oh mio Dio, ricarica, 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 ricarica. Dove è finito l'orsacchiotto? Orsacchiotto? Dovrei chiamarlo come lo chiamano in inglese, Daddy. Ecco, qua ci sono i bagni, vediamo un po'. Da che parte devo andare a proposito? Ah, di qua, ah che bello. E invece noi andiamo di qua. Perché ecco perché. Per un po' di soldi. A posto, andiamo. Sinceramente però dicono, aspetta, quante munizioni abbiamo? Possiamo vederlo con, ecco qua, perfetto, 12 munizioni. Sinceramente non so, magari la parte iniziale, ma tutti dicono che sia più action del primo, ma le munizioni sono comunque poche. Olè. Premi X. Ah, ricarica manuale, ok. Non è che mi interessa tanto. Ok, parlando di munizioni, lasciamo stare quello che ho detto prima. Ok, gente che non è stata nell'Ishimura scopre l'acqua calda. Andiamo a vedere di qua. Ma il problema è, dove diamine siamo? Ma guarda qua, barretta di cioccolato. Un text log, una delle cose che leggeremo di sicuro. Andiamo. Ovviamente nel primo let's play non ho mai letto un text log. Avrei detto che, no, ho detto che li avrei letti. Ma col cavolo che li leggo. Magari li leggerò, che ne sa, ma molto probabilmente no. Qua no. Ovviamente sì, però andiamo di qua prima, vediamo un attimo sta porta qua, che non si può aprire. Ok, andiamo. Comunque devo capire perché siamo qui e perché siamo in camicia di forza. Isaac, forza, ci sono addosso. Aspetta. Chi ci dà la caccia? Infatti, e soprattutto, non correre che muori. Dove sto andando? Grazie. Ehi, ma che cavolo? Ma deficiente, ma muori, ma muori. Non serve, c'è un blocco di sicurezza. Inutile. Perché non l'hai fatto? Senti, non mi serve aiuto. Bene, vediamo quanto riesce a durare. No, non volevo dire questo. Ok. Salve. Vabbè. Altri? Boia. Oh cavolo. Ok. Basta. Oh cavolo, ancora. Perché camminano in modo stealth? Ecco, non c'è niente. Ancora. Daina. Ok, hai ragione tu. Mi serve il tuo aiuto. Parlami. Senti Isaac, non siamo qui per essere amici, ma dobbiamo restare uniti. Il tuo nemico è Time, non sono io. Dunque, ti ho trovato un altro itinerario. Bene.
E allora dove diavolo sono? E com'è possibile un'altra fuoriuscita di necromorfi? Sei sulla stazione Titan, in orbita attorno a Saturno. Merda! Tideman disturba il suo nome! Ok, che ci fanno i necromorfi a Saturno? Questo è il dilemma. Ma, ok. Leggere testo, lo no, grazie. Un, come si chiama? Nodo energetico. Yeah, mi sono mancati, soprattutto quando sono inutili. No, voglio dire, soprattutto quando non riusciremo mai a potenziare l'arma al pieno. Ok, c'è niente. Questi potrebbero... No, ho usato un medikit. No, com'è che si usa vorrei colpire corpo a corpo, ma non posso. Come si colpisce corpo a corpo? Quadrato? No, quadrato si ricarica. X? Come si colpiva corpo a corpo? Ah, così forse. Ah, però il vetro non si rompe ovviamente. Questa sembra una via d'uscita effettivamente. Aspetta, prima salviamo ovviamente. Credo che abbiamo fatto però 5 minuti, diamine. Quanto abbiamo fatto? Mi scusi, devo rivedere il tempo. Ok, 31 minuti, credo sia ora di chiudere la parte, però prima vediamo cosa c'è da questa parte. Bravi, oh mio Dio, pistrello, hanno ucciso Vegeta. Ok. Ora sappiamo come funziona la trasformazione dei necromorfi. Andiamo, via, corri, che fai, corri!